palla a Young. 1 minuto e 20 in questo momento. Prova ad attaccare, palla Stewart, Banks sulle sue tracce, ancora Young, 10 secondi per l'attacco di Napoli che muove poco la palla. Young gioca l'uno contro uno, perde palla, la recupera Fagian che poi va da Zanelli che chiama la calma. Entrambe le squadre non possono, quantomeno eviteranno di fare falli per non mandare gli altri, gli avversari in lunetta. Banks sfrutta il mismatch con Zerini, lo batte e va fino al ferro segnando i 2 punti, voleva anche il fallo. Possesso Napoli, 50 secondi alla fine. Michino deve accelerare le operazioni, la squadra di Pancotto. Howard, la pressione di Fagian, prova a batterlo Howard che va con la mano sinistra verso il fondo, arriva il canestro per interferenza con la palla che stava girando sul ferro. Questa è l'indicazione dell'arbitro. +2 Treviso o -2 Napoli, in base a come la vogliate leggere. Prova a pressare ovviamente Napoli, 37 secondi e 7 decimi alla fine del quarto periodo. La palla riceve Jan Tunen. La pressione di Uglietti che sfiora il furto, che non arriva, succede di tutto. Arriva adesso il furto, attenzione. Young, Napoli con la palla del potenziale vittoria. La penetrazione di Young, ottima difesa di Zanelli. Poi fallo su Fagian da parte di Stewart. Soloca schiama l'antisportivo. È successo di tutto. Con Fagian in lunetta che potrebbe chiudere questa gara dopo una gara, scusate la ripetizione, incredibile. Invece un po' di tensione gli fa sbagliare per costruirsi il miglior tiro possibile. Segna Fagian dando il +3 ai suoi. Un possesso pieno di vantaggio per Treviso. Partita da incorniciare per Fagian con 13 punti su Okarirai. Young batte il suo avversario, va fino in fondo. Fallo prima, ma comunque andrà in lunetta, quindi a rimbalzo Young, vediamo quale sarà la scelta. Poi ci sono 13 secondi e 8. Ovviamente Napoli presserà. Segna Young nella squadra di Pancotto. Vediamo quale sarà la scelta. Segna il secondo. Time out. La rimessa affidata a Zanelli. 13 secondi e 8. Vediamo quale sarà la scelta di Pancotto, che potrebbe anche fermare il gioco mandando in lunetta agli avversari. Prova a pressare Young, così fa. Con un tiro da 3 punti, la possibilità di impattare il risultato. Questa volta non sbaglia, non trema la mano di Adrian. Uscita la distanza dopo una prima parte di partita in silenzio. Fa 2 su 2, +3 Treviso, 8 secondi per chiudere il match. Michino, tutti i tiratori in campo per Napoli. Howard vuole inventare passo e tiro da 3 punti, non arriva il canestro. Vince Treviso 85-82 al termine di una partita bellissima giocata agli ultimi secondi, all'ultimo tiro. Marcelo Nicola può festeggiare così come i tifosi accorsi al Palaverde, ma onore e merito anche alla prova della Gevi Napoli che ha giocato una prestazione, pur entrambe le squadre rimaneggiate hanno giocato una prestazione sicuramente all'altezza.